Si è rotta la sedia dello studio e ogni tanto scendo solo, quindi ogni tanto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo la commissione cultura di oggi. Nel frattempo io ho preso le presenze, quindi nominerò soltanto chi al momento mi risulta assente in video. Se poi si collegherà, verrà naturalmente inserito. Al momento risulta assente in video il consigliere De Matteis, il consigliere Giannotta, il consigliere Giordano, il consigliere Mola, il consigliere Molendini e il consigliere Valente. Tutti gli altri commissari, membri della commissione, sono presenti, sono altresì presenti il consigliere aggiunto, che saluto, e la consigliera Mariano con delega del consigliere Murri dell'Odiago. Sono poi al momento presenti senza delega, quindi con gli ulteriori ospiti, diciamo così, della commissione, i consiglieri Occhineri e la consigliera Povero. La consigliera Povero mi aveva chiesto la parola, quindi prima ancora di procedere con un riepilogo delle commissioni precedenti, do la parola alla commissaria, alla consigliera Povero. Prego, consigliera. Grazie, Presidente Orlando. Io volevo approfittare della presenza dell'archeologo Pio Panarelli per annunciare che innanzitutto ho ascoltato le sue relazioni. Ringrazio anche la Presidente Orlando per averci dato questa possibilità con molta attenzione. Io sono Presidente della Commissione Urbanistica, dottore, e ho colto l'appello che lei ha fatto, che riguarda come il nuovo piano urbanistico generale deve tenere conto di queste realtà che non solo intensificano l'offerta turistica, ma creano un beneficio per la nostra città. Quindi, diciamo, questi beni, ne abbiamo tanti, rappresentano sicuramente un elemento importante di cui farci carico. Ho sentito l'assessore Miglietta che ha accolto questa mia richiesta. Noi parleremo dopo questa commissione alle 11:30 dell'interrelazione che c'è tra il nuovo piano urbanistico generale e il diffuso capitale di beni storici e archeologici di questa città. Come questo nuovo piano, che lo intendiamo non come un piano statico, solo burocratico. E questa sarà, diciamo, la prima commissione, perché poi è mia intenzione e parlarne e accogliere dei suggerimenti anche più specifici da parte vostra. Magari mi sentirò poi con la Presidente Orlando se parla congiunta, perché i piani urbanistici non riguardano solamente diciamo, una osservazione fine a se stessa del concetto urbanistico, ma richiamano un interesse multilaterale sul quale, diciamo, intendiamo muoverci. Io lo dico perché ho colto, lei ha fatto proprio un appello l'altra volta e devo dire appunto che l'ho accolto, tanto è vero che oggi cominciamo a parlarne. Io ringrazio la Presidente Orlando di avermi dato questa opportunità, a di conoscenza, a di parlare anche alla presenza degli ospiti di come intendiamo muoverci. Grazie. Grazie Presidente Povero, grazie soprattutto per aver colto la sollecitazione importantissima dei nostri ospiti e per aver in maniera così celere inserito la discussione sul punto
l'ordine del giorno della sua commissione. Nel frattempo si è collegata con noi l'assessora, che ringrazio per essere qui presente, insieme al dottor Pio Panarelli e al dottor Dario Corritore. Purtroppo è assente il professor D'Andria perché è sopraggiunto un impegno, per cui non potrà essere con noi. Ringrazio tutti gli ospiti, nel frattempo si sono anche collegati gli altri consiglieri, Molendini e Giannotta, sono stati inseriti fra i presenti. Come sapete, quella di oggi, ricordo l'oggetto di questa commissione, Parco Archeologico di Rudie, Storia del Bene e Prospettive Future, rappresenta la terza commissione sull'argomento. Oggetto appunto quindi di questa commissione è ancora una volta il Parco Archeologico di Rudie, o meglio, come abbiamo avuto modo di comprendere sempre meglio attraverso il contributo dei nostri ospiti archeologi, l'area archeologica di Rudie, che ricordo a tutti e risulta attualmente divisa in due parti. Una parte, quella del fondo Acchiatura di proprietà comunale, una parte quella dell'area dell'anfiteatro, che è stata demanializzata nel 2019 dalla soprintendenza. Si tratta quindi, dicevo, della terza commissione, per cui cercherò, a beneficio di tutti i consiglieri, ma a beneficio dei cittadini che intenderanno poi ascoltare questa nostra commissione, riassumere il contenuto delle commissioni precedenti, giacché sono delle commissioni che si sono svolte rispettivamente il 2 e il 9 settembre, dunque anche passato un po' di tempo. Riassumere il contenuto, così poi da dare avvio alla discussione, anche se dobbiamo dire in modo più particolare alle risposte dei nostri ospiti, perché lo ricordo a tutti, delle risposte sono rimaste in sospeso e dunque dobbiamo dare queste risposte. Cercherò quindi di riassumere il contenuto, mi scuso sin d'ora con i consiglieri qualora dovessi tralasciare qualcosa, però devo cercare di essere sintetica. Allora, nella commissione del 2 settembre, alla quale hanno preso parte i nostri ospiti al completo, quindi il professor D'Andria, gli archeologi dottor Panarelli e Corritore, l'assessora Fabiana Cicirillo, abbiamo anzitutto parlato della storia del bene. Ma già a partire da quella commissione sono emerse una serie di suggestioni relative alle prospettive future. Suggestioni che sono state poi anche approfondite nel corso della commissione successiva. È emersa anzitutto l'importanza, la priorità dell'istituzione del parco da raggiungersi contestualmente a una valorizzazione integrata del bene, una valorizzazione che veda quindi coinvolti non soltanto i due attori protagonisti, potremmo dire così, gli attori principali, cioè il comune e la soprintendenza, ma anche altri attori. Vi ricordo ad esempio che nel contributo del consigliere Giannotta, sul quale poi ritornerò, si parlava di una governance multilivello che quindi coinvolgesse anche l'università e la regione. All'interno della ricostruzione della storia del bene, sappiamo che il dottor Panarelli ha curato la prima parte, l'inquadramento conoscitivo, e già in quella prima commissione, grazie al contributo del dottor Panarelli, è emerso quello che possiamo tranquillamente definire, utilizzando anche le parole del professor D'Andria, il valore pubblico dell'archeologia. E dall'intervento del dottor Panarelli è emerso l'enorme potenziale di Rudie, che può tranquillamente essere considerato, potrebbe anzi, no, qualora dovessero poi realizzarsi tutta una serie di interventi, potrebbe essere tranquillamente considerata una seconda Pompei. E nel suo primo intervento, proprio per questo motivo, il dottor Panarelli
sollecitava, sottolineava meglio, l'importanza della prosecuzione dei lavori di scavo, di quei lavori che sono stati avviati nel 2012 e che consentirebbero, con il loro completamento, di giungere a una piena restituzione dell'area archeologica. Dall'intervento, buongiorno, si è collegato anche il consigliere Giordano. Bene, consigliere Giordano. All'intervento del dottor Panarelli è poi seguito, come ricorderete, il contributo del professor D'Andria, il quale, proprio muovendo da quanto riferito alla commissione dal dottor Panarelli, ha voluto ampliare il discorso, inserendo, come abbiamo avuto modo di ascoltare, inserendo Rudie in un quadro più generale, nel quadro appunto del patrimonio archeologico di Lecce, della quale Rudie costituisce una parte. Il professore, nel corso del suo intervento, ha fornito una serie di suggestioni, solo alcune, insomma, tra tutte, quella dell'istituzione sì di un parco archeologico, ma di un parco archeologico letterario dedicato a Quinto Ennio, che sottolinei proprio l'importanza dell'ascendenza rudina. E poi anche il professore ha insistito sull'importanza della valorizzazione del polo didattico, definendolo proprio uno dei suoi sogni per realizzare un coinvolgimento dei giovani e quindi delle scuole, dei più giovani. A questi interventi poi è seguito l'intervento dell'assessora Fabiana Cicirillo, la quale, intervenendo dopo il professor D'Andria e dopo il dottor Panarelli, si è riallacciata, fornendo già delle prime risposte rispetto alle loro sollecitazioni ai loro discorsi, e ha riferito anzitutto dell'attenzione dell'amministrazione nei confronti dell'area archeologica di Rudie, e ci ha riferito anche di un avvio di interlocuzione con la sovrintendenza proprio per giungere ad un accordo di valorizzazione che tenga conto del lavoro svolto da ARVA e dall'Università. ARVA, lo ricordo, è lo spin-off dell'Università del Salento, attraverso il quale i dottori Corridore Panarelli, coordinati dal professor Dante, hanno portato alla luce questo importante tesoro e attraverso il quale attualmente gestiscono per conto della sovrintendenza l'area dell'anfiteatro. L'assessora ha poi anche rassicurato la commissione rispetto a quelle che potranno essere le sorti del polo didattico, che purtroppo, come riferitoci dall'assessora, è stato inutilizzato per tanto tempo, e questo ha fatto sì che si deteriorasse, e a questo deterioramento si è aggiunto anche il fatto che sia stato nel tempo anche vandalizzato, per cui l'assessora ci ha riferito di un preventivo che aveva appunto fatto realizzare dai lavori pubblici per poter sistemare questo polo didattico. E ci ha anche detto che finalmente il parco archeologico è rientrato nel piano del verde, per cui verrà regolarmente pulito da parte del comune, e allora ci riferiva anche questo 2 settembre che si stava per avviare all'interno del parco la raccolta dei rifiuti, proprio su sollecitazione del dottor Panarelli. Nel corso della commissione del 2 settembre sono intervenuti poi i commissari Occhineri, Giannotta e Molentini. Il commissario Occhineri ha sottolineato l'importanza dell'istituzione del parco, che era stata appunto rilevata dal dottor Panarelli, e anche l'importanza dell'avvio dell'attività all'interno del polo didattico. Mentre il consigliere Giannotta, come avevo anticipato, aveva fornito una suggestione. Proprio questa suggestione
relativa appunto alle prospettive future. Una suggestione che però non aveva trovato una piena risposta, giacché l'assessora doveva per altri impegni abbandonare la commissione, quindi aveva intanto dato una risposta sommaria, riservandosi poi di intervenire nuovamente nella commissione successiva, che è quella di oggi, perché nell'altra commissione l'assessora non era presente per impegni. Quindi una governance, dicevo così, multilivello, che coinvolgesse, oltre ai due attori principali, cioè il Comune e la Superintendenza, anche l'Università e la Regione. La Regione quale interlocutore per intercettare risorse finanziarie, senz'altro. E però rilevava il consigliere Giannotta che un modello, quello da lui proposto, era un modello che per essere realizzato necessitava di una visione, e da qui la domanda sulla visione. Qual è la visione dell'amministrazione sul Parco Rudier? E perché questa domanda? Perché il consigliere Giannotta diceva che, conoscendo la visione, lui come consigliere, ma anche tutti noi, avremmo potuto senz'altro supportare l'amministrazione rispetto a due livelli. Anzitutto il livello chiedeva conto della macro progettazione e poi secondariamente anche della micro progettazione. E dunque bisognava, secondo il consigliere Giannotta, avere ben presenti le finalità, gli obiettivi generali che l'amministrazione intende perseguire, al di là di ciò che riguarda appunto la microprogettazione, cioè della manutenzione, della cura o delle singole iniziative culturali da realizzare all'interno del parco. E il consigliere aveva anche sottolineato l'importanza dell'avvio di un'interlocuzione non soltanto con la Superintendenza, ma anche con il MIPAC, e anzi chiedeva se questa interlocuzione fosse stata avviata o comunque se si intendesse avviarla. È intervenuto poi anche il consigliere Molendini, che, riallacciandosi proprio all'intervento del consigliere Giannotta, chiedeva di invitare di invitare l'assessore Massimo Brahi, perché appunto anche lui potesse prendere parte ai lavori della commissione. Su questo punto un inciso: al momento non ho ancora invitato l'assessore Brahi, perché nel frattempo ho fatto partire una mail di invito rivolta alla Superintendenza, perché ritengo che prima ancora di coinvolgere l'assessore Brahi sarebbe il caso di avere tra i nostri ospiti la Superintendente o chi per lei, così poi da successivamente coinvolgere certamente l'assessore Brahi. Veniamo ora alla commissione del 9 settembre. Vi ricordo che siamo partiti dalla lettura di una mail inviatami dal professor D'Andria, che ho voluto sottoporre a tutta la commissione, nella quale appunto il professore riassumeva il suo intervento della volta precedente, e quindi la questione relativa al polo didattico, ma anche quella relativa all'inserimento di Rudi all'interno di un contesto più ampio, e chiedeva anche conto della presenza o meno di archeologi nell'equipe che avrebbe dovuto occuparsi del pubblico. Per questo oggi è intervenuta la Presidente Povero. Andiamo adesso all'intervento durante la commissione del 9 settembre del dottor Pio Panarelli. È stato un intervento molto lungo, e per cui io cercherò proprio di riassumerlo all'osso. Ci ha dato anzitutto una bella notizia, ci ha riferito che nel 2020 Rudier è stato insignito di un premio internazionale, quello di Gemma Nascosta Italiana, e ha sottolineato, proprio richiamandosi all'intervento del professor D'Andria, l'importanza di concepire Rudier all'interno di un contesto archeologico più ampio,
che comprenda la città di Lecce, e per cui ci diceva il dottor Panarelli sarebbe importante pensare a un biglietto integrato per la visita del parco archeologico insieme ad una serie di beni, così come avviene poi nelle grandi città. E poi ci ha permesso, devo dire, di esplorare attraverso delle linee guida di valorizzazione quelli che potrebbero essere, a seguito di un avviso pubblico che il dottor Panarelli ha anche sollecitato, dei percorsi di fruizione del parco. Cerco di riassumere questi percorsi. Muovendo dal percorso archeologico, ci ha parlato di un percorso paesaggistico collegato alla Valle della Cupa, di un percorso letterario legato alla figura di Ennio, di un percorso di archeologia del gusto basato sulla realizzazione di orti sinergici, di un percorso del benessere riservato agli sportivi, dedicato agli sportivi, di percorsi didattico-formativi attraverso l'attivazione di laboratori, ma anche la realizzazione di summer school, di convegni, di seminari all'interno del parco. Tutti percorsi che necessitano però alla base, diciamo così, di un percorso, come l'ha definito giustamente il dottor Panarelli, dell'accessibilità. Un percorso quindi volto a garantire una piena e completa possibilità di fruizione. Sono poi intervenuti la consigliera Poli Portone, la consigliera Faggiano e il consigliere Costantino. Anche qui sarò breve, sintetica, quindi mi scuseranno i consiglieri se ometterò qualcosa. La consigliera Poli Portone si è soffermata sulla possibilità di attivare, proprio richiamandosi all'intervento del dottor Panarelli, ma non solo, dei percorsi turistici tematici che partendo da Rudi appunto possano poi coinvolgere gli altri beni, e anche dell'importanza di una carta cultura, dell'attivazione di questa carta cultura. La consigliera Faggiano ha fornito una suggestione relativa al collegamento di Lecce con il Salento, attraverso il collegamento per esempio con l'area archeologica di Rudie. Ne ha nominate anche altre, ma insomma per ragioni di brevità cito solo questo. E infine l'intervento del consigliere Costantini. Il consigliere Costantini poneva una domanda, ma nello stesso tempo individuava una serie di criticità. Intanto chiedeva conto dei numeri del turismo, dicendo appunto che Lecce conta 274.000 arrivi e 700.000 presenze, chiedeva conto dei numeri del turismo anche in rapporto appunto alla visita dell'area archeologica di Rudie. E sollecitava tutti quanti noi consiglieri a fare sistema intorno a questa realtà. Beh, devo dire al consigliere Costantini che questa è stata la mia intenzione, la ragione per la quale ci troviamo qui per la terza volta a parlare del Parco Archeologico Rudie, perché, come ho già spiegato, dobbiamo conoscere per avere consapevolezza e per poter mettere a frutto, valorizzare pienamente quello che costituisce un patrimonio di inestimabile valore materiale e immateriale. E il consigliere Costantini sottolineava appunto delle criticità, per esempio la mancanza di illuminazione del parco, ma anche, diceva, la mancanza di una segnaletica adeguata, non tanto per raggiungere il parco, perché sappiamo che adesso è possibile capire, quantomeno attraverso la segnaletica, dove si trova, al centro della città. Perché il turista, diceva appunto il consigliere Costantini, visitando la città possa subito apprendere dell'esistenza di questo parco e quindi magari decidere di andarlo a visitare. E infine diceva che il comune dovrebbe diventare un collettore di sponsorizzazioni private, proprio per realizzare all'interno poi del parco tutti gli interventi di valorizzazione. E, ricordo che durante l'intervento del dottor Panarelli, il dottor Panarelli ci ha riferito che Sant'Oronzo è nato a Rudie.
Cristo, nel 22 dopo Cristo, e da qui quindi l'importanza che sicuramente l'assessora vorrà raccogliere, insomma, questa nostra sollecitazione, che penso poter dire essere una sollecitazione di tutta la Commissione, l'importanza di inserire il Parco archeologico di Rudier a partire dal prossimo anno, proprio il 2022, all'interno della programmazione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Allora, io penso, spero, insomma, di aver riassunto, per cui adesso, se i consiglieri non intendono aggiungere altro, darei la parola anzitutto all'assessora Fabiana Cicirillo perché possa rispondere alle domande poste nella commissione del 2 settembre e a seguire al dottor Panarelli perché possa a sua volta rispondere alle domande poste nella commissione del 9. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa un attimo, tolgo la cuffia e non sento bene. Ecco. Allora, grazie Presidente Orlando per questa puntuale ricostruzione delle due riunioni, due commissioni alle quali io purtroppo ho potuto partecipare solo alla prima e non anche alla seconda, però sento che neanche nella seconda ci sono stati degli spunti molto interessanti perché ho sentito con piacere le proposte del dottore Panarelli sui diversi percorsi che si possono attivare, partendo ovviamente, come diceva giustamente lui, dal primo più importante percorso dell'accessibilità, perché diciamo è inevitabile che se vogliamo renderlo fruibile dobbiamo anche renderlo il più accessibile possibile. E noi abbiamo verificato anche la difficoltà proprio nell'ultima iniziativa che è stata fatta, quella proprio da parte della soprintendenza di questo, non so se avete avuto conoscenza, insomma, di un concerto realizzato all'interno dell'anfiteatro la soprintendenza ha invitato tutti i sindaci della provincia di Lecce e di Brindisi appunto per rendere l'evento, l'iniziativa fattibile, no? Perché c'era il problema delle uscite di sicurezza, il problema proprio dell'accessibilità, dell'illuminazione, eccetera. Quindi ovviamente è questo il tema, diciamo, legato alla fruizione. Prego. Scusi, assessore, era un'interferenza. Un'interferenza, tranquillo. Quindi, come prima cosa, legato al tema della fruizione del parco, sicuramente c'è quello dell'accessibilità. Dunque, tornando alla riunione, alla commissione del 2 di settembre riguardo a tutte le cose che ci eravamo detto. Sì, ovviamente, allora, il tema è che l'interlocuzione con la soprintendenza è stata avviata. Con il sindaco abbiamo anche parlato con la soprintendente e ci saranno una serie di incontri non solo per il Parco di Rudier, ma anche, come voi potete immaginare, anche per il Castello Carlo V e anche per la mostra dell'archeologia che ancora rimane in stand-by al MUST, quella sezione che abbiamo dell'archeologia che abbiamo fatto visitare, se non ricordo male, e che rimane in stand-by proprio per alcune autorizzazioni che ancora la soprintendenza fatica evidentemente a concludere e a darci. Quindi ci sono diversi temi che dobbiamo affrontare insieme alla soprintendenza e che affronteremo. Per quanto riguarda la visione dell'amministrazione, sicuramente la visione dell'amministrazione
che naturalmente non è neanche facile da ottenere se non c'è appunto questa interlocuzione, è quella di sicuramente di mettere in rete non solo il parco Rudie con altri parchi del Salento con cui di cui parlava credo Costantini, ma anche forse di cui accennava anche il professor D'Andria, ma prima di tutto tenere il parco di Rudie dentro una rete che preveda l'anfiteatro romano e il teatro romano come primo step, diciamo, che è quello del tema dell'archeologia della città. E questo naturalmente, come voi capite, è una cosa abbastanza complessa ma non impossibile, perché ognuno di questi beni, di questi tre beni, appartiene a su questi tre beni c'è la competenza del polo museale, della direzione musei, per l'anfiteatro romano, per il teatro romano della soprintendenza, per il parco archeologico soprintendenza e comune. Quindi però diciamo io noi come idea è quella sicuramente di mettere in rete questi tre siti che fanno capo alla città. Dopodiché sicuramente si può ragionare, una volta fatto questo, si può ragionare di mettere in rete i vari luoghi, parchi archeologici che esistono nel Salento. E, ovviamente in questa fase siamo nella fase intanto del restauro dell'anfiteatro romano, e quindi voglio dire è una fase di stand by, siamo in attesa che di cui non sappiamo peraltro, non abbiamo nessuna informazione, nessuna nota diciamo da parte della direzione musei all'ente locale, all'amministrazione comunale. Ciononostante ci siamo proprio giorni fa interfacciati con la direzione per sollecitare intanto la pulizia della parte interna del parco, dell'anfiteatro, perché mi sono accorta che era piena di erbacce, quindi ho sollecitato perlomeno questa. Quindi questa è sicuramente all'interno di questa rete di questi tre spazi è sicuramente quello a cui miriamo. Nel frattempo c'è il tema della sistemazione del polo didattico, che faceva riferimento ad un progetto precedente che ormai fin dal 2014 sarebbe dovuto partire, ma non è mai partito, e di questo non siamo responsabili in tutto noi, naturalmente. Abbiamo, come vi dicevo, a disposizione una strumentazione che, per quanto nell'altra commissione qualcuno diceva forse ormai un po' obsoleta, in realtà sono strumentazioni che possono essere facilmente aggiornate, però sono tutte assolutamente nuove, che si possono monitor, insomma, workstation, stampanti 3D, estrusori per argilla, che possono comunque essere ancora utilizzate perché sono in perfetto stato di conservazione, proprio sono imballate. Naturalmente la sistemazione del polo didattico e la sua, diciamo, attivazione, cioè la sistemazione non può prescindere dalla sua attivazione, quindi l'attivazione del polo didattico deve tenere conto di una gestione. E naturalmente dobbiamo ragionare su come fare la gestione, chi la deve fare questa gestione, o perlomeno le modalità con le quali avviare un bando di gestione perché non vada invano, non vadano sprecate le risorse che utilizziamo sia per ristrutturarlo che per appunto attivarlo.
Che altro volevo... certo, se il consigliere Giannotta, se vogliamo, come dire, attivare un, al di là delle commissioni una sorta di, come dire, commissione parallela, chiamatela come volete, oppure all'interno delle commissioni, una sorta di laboratorio nel quale si possano fare insieme, prendere insieme delle... fare delle proposte e prendere insieme delle decisioni nei confronti della gestione e della programmazione di questo parco, io sono a disposizione. Se l'assessore il consigliere Giannotta ha come dire, rispetto a, a un'idea che vi, di cui vi parlavo, ha delle, delle proposte da fare, io sono a disposizione, diciamo, ne possiamo parlare, vogliamo affrontarle insieme, facciamo come, come ritenete per me. E io penso che la le commissioni non siano altro che una risorsa per noi assessori, perché naturalmente ci danno anche la visione, una visione più globale rispetto a quello che può essere la, la nostra magari idea. E, non possiamo non tener già conto del, del lavoro già svolto da ARBA e dall'università, che peraltro anche quest'anno insieme all'amministrazione, ma anche insieme alla sovrintendenza, ha avuto un grande input, cioè ha dato un grande impulso alla fruizione del, del parco. Adesso sui numeri sinceramente non sono ancora aggiornata, però stiamo facendo il punto della situazione su tutto quello che è stato la, la ripresa delle attività, dell'attività culturale di spettacolo e turistica della, di questa stagione estiva. Quindi a breve avremo i dati sia naturalmente con l'apporto ovviamente del, anche di ARBA, perché sono loro che hanno tenuto molto il polso della situazione, hanno il polso della situazione, ma non solo del, del parco archeologico, ma di tutto quello che è avvenuto nella, nella città, per cui sulla base di quei dati cercheremo anche di ragionare per affrontare il futuro di, questi, di questa città, insomma. E, non lo so se ho risposto a tutto, non lo so se sono stata esauriente. Assessora, facciamo così, se lei vuole, sì. Un cambio dell'ordine dei lavori. Sì. Siccome lei stessa lo ha chiamato, io darei adesso la parola al consigliere Giannotta, prima ancora di darla al dottor Panarelli, così potrà lui stesso dire se è soddisfatto o se... insomma, c'è qualcosa che deve essere chiarita. Grazie Presidente e grazie Assessore. Assessora. Sì, la mia domanda, come ha richiamato nel, nel ripilogo la Presidente delle tre commissioni, delle due commissioni precedenti, era appunto capire quale fosse la visione, se appunto fosse stata elaborata una visione strategica di quello che si vuole, di quello che per l'amministrazione è il luogo, area archeologica Rudie, e quella che dovrebbe essere, potrebbe essere, a mio parere, quell'area. È ovvio che un'elaborazione di una visione necessita di una anche là, come diceva lei, Assessore, e accolgo la sua richiesta, una, un momento di riflessione, perdonatemi il termine, diciamo tecnico, interdisciplinare rispetto all'elaborazione di una visione. Quindi più attori messi in campo, più competenze e, diciamo, e saperi differenti, differenziati, che riescono a, a portare a sintesi una, appunto, una elaborazione di un'idea che possa tradursi appunto in una visione, e tale diventa nel momento in cui si dà una declinazione pluriennale alla stessa idea. Appare evidente che un attrattore come Area Archeologica Rudie, oggi, o meglio, per chi, per un'amministrazione, per una città, per una comunità,
oggi ha una triplice valenza, ha una valenza di non semplice mero attrattore, cioè luogo da visitare, dal quale poter partire quella che è la storia che l'umanità ha scritto nel passaggio, nel corso del tempo, ma da un punto di vista più prettamente di definizione di politiche pubbliche, io dico spesso, rappresenta un importante valore sociale, perché da esso si può determinare una crescita culturale e quindi di conseguenza sociale, di rispetto, di conoscimento, dalla conoscenza al rispetto, alla promozione e valorizzazione di quell'attrattore, ma in questo caso anche un valore economico. Non dimentichiamo che un bene, nel momento in cui ha un carattere pubblico e quindi in questo caso si eleva a valore storico, ha in sé insito, ha connaturato all'interno di quello stesso bene, c'è un valore economico. Vi porto un dato. Non posso oggi ragionare, come appunto diceva l'assessore, che fa bene nel ragionare insieme nel rapporto alla sovrintendenza quindi un ragionamento che coinvolge tre attrattori, ma io voglio invece ragionare su un attrattore fuori città, fuori quindi dal centro abitato, fuori da quelle che sono le logiche che possono, diciamo, legarsi a una, diciamo, a una mobilità anche lenta. Vi porto l'esempio di Castel del Monte, la cui criticità, diciamo, logistica, la conosciamo tutti. Per raggiungere Castel del Monte devi andare a Castel del Monte. Per visitare il Castel del Monte devi recarti con i mezzi, siano essi pubblici, siano essi privati. Quindi c'è una volontà alla monte. I dati che noi rileviamo, che io rilevo, che sono dati pubblici nel 2019, quindi prima antepandemia, sono dati non tanto impressionanti, ma importanti. 269.000 visitatori con un incasso nel 2019 di ben, vi dico subito, 1.209.000 euro. Cioè, se partiamo dal presupposto che 267.650 visitatori hanno conosciuto quell'attrattore, e se partiamo dal presupposto che l'incasso è stato fatturato di 1.209.000 euro, ci capiamo bene che a fronte di quello che accade a Castel del Monte noi abbiamo parametro quasi zero, perché non abbiamo un'effettiva certificazione dei visitatori di quel luogo e non abbiamo un'effettiva quantificazione delle risorse che quel luogo riesce a produrre. Allora è inevitabile, dal mio punto di vista, iniziare a riflettere su quella che appunto richiamo essere, debba essere una visione di sistema non solo maturata, elaborata come, diciamo, città, ma un sistema come spazio, come luogo, come territorio. Non dimentichiamo anche qui, e questa è la caratteristica che pone l'area archeologica Rudia in una scala molto più, ha un appeal maggiore al mio punto di vista rispetto anche qui a Castel del Monte. Perché? Perché a differenza di Castel del Monte, questo nostro attrattore rappresenta un link, una connessione fisica con territorialità limitrofe alla città di Lecce, e dietro questa attività c'è anche una base storico-culturale che Pio Vannarelli ci rappresentava nelle scorse commissioni, avendo appunto una base storica e un concetto culturale di comunità che ci collegherebbe agli altri paesi. Appare evidente allora che se io vado a prendere i dati che mi portano e mi attestano la presenza del turista a Lecce, parlo solo del turista, non parlo delle scolaresche, non parlo dell'autoctono o del salentino e va a visitare, parlo del turista, cioè lui il quale temporaneamente per una pluralità di giorni che si possono muovere da 3 a 5 a 2 va a collocarsi proprio, risiede qui, un residente temporaneo. Allora a questo punto i dati che mi danno come settore di turismo, quindi vado a prendere quelli ante pandemia, ma anche gli ultimi mi confortano, sono dati veramente interessanti, dove la prossimità del luogo rispetto alla città ci consentirebbe di avere il massimo diciamo, profitto sociale, culturale, economico possibile. Allora, assessore, quello che le chiedo, come ebbe a dire nella prima convocazione, nella prima riunione, ringrazio ancora la Presidente, ed è un grazie grande quanto
io dico quanto una casa, perché riuscire a cogliere il valore di questa gemma nascosta, al punto che riesce con dedizione, attenzione e particolarità di linguaggio e padronanza di linguaggio a riferire pedissimo, cioè tutto quello che noi ci diciamo in commissione. Quindi grazie Emanuela. Quello che intendo dire è che intorno a questa commissione, a questa tematica, a questo attrattore, veramente c'è un potenziale di sviluppo enorme. E allora la sua richiesta, assessore, di convocare un tavolo, si chiama gruppo di studio, e la commissione potrebbe istituire su richiesta del presidente un gruppo di studio, potrebbe condurre a questo. E quando io parlo di governance a molto livello, parlo proprio con cognizione di causa. Una volta che l'amministrazione ha la sua visione, ha una visione chiara, netta, di quelle che possono essere le connessioni con i paesi miei, ma anche la mobilità interna, anche gli interventi infrastrutturali sulla città, per la città e verso l'attrattore, noi riusciamo, e vi do un'anteprima, a poter candidare questa idea progettuale, Pio lo conosce bene, in quelle che sono oggi le opportunità che la ricerca accademica offre ai giovani ricercatori sullo studio e approfondimento per la valorizzazione, promozione e valorizzazione e sviluppo di un prodotto legato all'attrattore. Quindi queste sono tutte risorse del PNR che stanno arrivando ai centri di ricerca, all'Università del Salento, per cui tutto questo si potrebbe fare se abbiamo una visione chiara e una governance cristallizzata. Grazie. Grazie consigliere. Io a questo punto procederei in questo modo. È rimasto poco tempo perché l'archeologo, il dottor Pio Panarelli, possa rispondere. Se l'assessora intende farlo adesso, anche qui è rimasto poco tempo, diversamente proseguiremo ancora, se siete d'accordo, con i lavori della Commissione nei prossimi giovedì. E comunque ritengo importante questa sollecitazione in merito all'istituzione di un gruppo di studio che intendo cogliere. Allora, se l'assessora, ripeto, vuole intervenire diversamente, do brevemente la parola al dottor Panarelli, però brevemente perché appunto dovrà anche lui rispondere a tante sollecitazioni, per cui anche su questo ci riaggiorneremo. No, sì, io non voglio intervenire. Va bene. La parola a Panarelli. Va bene. Bene, io volevo intanto rispondere immediatamente alla presidente Paola Povero, che diceva appunto che aveva accolto questo mio messaggio, questo mio grido, no? Chiamiamolo, diciamo così, e inserendo appunto la problematica di Rudy nella commissione urbanistica. Intanto questo tema, ripeto, questo tema di Rudy e del suo territorio, questo dualismo tra città e campagna, questo è il termine esatto, territorio campagna, quindi verrà affrontato proprio il 26 ci sarà anche l'assessora Miglietta invitata, che ha accettato di venire in questo talk che faremo a Rudie, dove tra l'altro ci saranno altri professionisti che verranno da tutta la Puglia, giovani professionisti da Taranto, da Foggia, da Bari, e racconteranno la loro esperienza, quindi sarà anche un modo conoscitivo e di confronto. Quindi questo tema, diciamo, del territorio, della città, il territorio verrà affrontato proprio il 26, domenica, a partire dalle 5. Invece voglio rispondere anche all'assessora Cicirillo, no? Che mi ha detto appunto questa importanza di collegare l'anfiteatro di Rudie con l'anfiteatro di Lecce, con il teatro. Beh, non basta. Questo non basta, secondo me. C'è un tema molto interessante, un luogo molto interessante, che tra l'altro stiamo anche valorizzando a livello comunale e anche la soprintendenza in questo momento, che è il molo di Adriano a San Cataldo. In questo momento ci sono degli interventi di consolidamento, di restauro della struttura del molo da parte della soprintendenza. Certo, il comune ha avviato già un progetto importantissimo sul recupero delle marine di Lecce. Quindi andando a collegare la città con il mare, abbiamo creato una cosa molto importante, e in questo modo andremo a ripristinare anche l'antico percorso tra la città e il suo mare. Quindi l'arrivo, come arrivavano le merci, si può fare tutto un discorso antico e moderno.
Questo rientra in un tema generale che riguarda Rudie, che a me sta a cuore, a noi sta a cuore, a me, a Dario, che è quello di vedere Rudie come luogo del contemporaneo. Beh, se noi rispondiamo a questa domanda come Rudie luogo del contemporaneo, dove far vivere la gente, cioè renderla partecipe della vita culturale della città, bene, tutto il resto viene normalmente, cioè è all'interno di questa massima generale. E poi volevo rispondere anche a Marco Giannotta, no? Proprio in questo modo, cioè bisogna rendere il patrimonio, bisogna rendere i luoghi vissuti dalla gente, bisogna creare comunità in questa gente, non devono essere soltanto dei meri parchi archeologici, perché se restiamo di quest'idea non andiamo da nessuna parte. Invece dobbiamo renderli dei luoghi vissuti dove la gente può identificarsi. E questo sta ancora una volta, e lo ripeto, e sarà anche uno dei temi che affronterò il 26, nell'ambito della nuova, della Convenzione di Faro, no? Della Convenzione di Faro, che vede appunto che il bene non deve essere bene in sé, diciamo, non deve rappresentare l'importanza in quanto bene in sé, ma quello che la gente riconosce e vede all'interno di quel bene. Cioè ognuno di noi ha una visione soggettiva, è chiaro questo, ma però bisogna spiegare alle persone, alla comunità, il valore intrinseco, il valore di identità, di memoria di quel luogo, e ognuno potrà vedere la propria identità, cioè lo leggerà in modo personale. Questo è l'obiettivo del futuro. Noi dobbiamo essere all'avanguardia, dobbiamo cercare di seguire le normative del Consiglio d'Europa. Questa è una cosa importantissima da riuscire a realizzare in città. Quindi il collegamento anche con la costa, con San Cataldo, è imprescindibile, penso, è questo. Io poi non so se c'è la possibilità, alla scorsa settimana incontro la consigliera Fagiano mi aveva chiesto appunto se non c'era la possibilità di collegare Rudie o la città con altre realtà del Salento. Beh, questo devo dire che è già stato avviato, perché abbiamo sottoscritto una lettera di partenariato, una lettera di intenti per la didattica, per la valorizzazione, con altre realtà del Salento. Questo è partito da Roca, dall'associazione di VARC, che ha la gestione di Roca e tra l'altro anche la gestione della valorizzazione di Palazzo Sciuri, del frantoio di Poggio di Borgagne, delle grotte e anche di Roca Nuova. Beh, è partito perché loro, nella loro presentazione del progetto, hanno chiesto a noi altre realtà, e l'elenco qui. Quindi oltre a Rudie c'è il Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, quindi siamo a Ostuni. Poi abbiamo il Parco Archeologico di Manduria, non dimentichiamo un'altra importantissima città messapica che ha segnato la storia del nostro Salento, e poi il Museo Archeologico Cesare Teofilato di Francavilla Fontana, tra l'altro gestito da un mio collega che stimo molto e che ci sarà presente anche il 26, che è il presidente di Impact. Quindi c'è la possibilità quindi di allargare questa rete. Questo è solo un inizio, chiaramente. C'è questa rete, questo partenariato sottoscritto tra di noi in maniera, diciamo, spontanea, ma chiaramente questo si può allargare a tantissime altre realtà del Salento. Quindi trovare, non so, andare a Roca e trovare le informazioni di Rudie, o venire a Rudie e trovare le informazioni di Roca o del museo di Francavilla. Cioè è questo che bisogna fare, collegarsi per fare rete, dare suggestioni ai visitatori di perché non andate a visitare, siete interessati a visitare questa tipologia di bene, beh andate lì, volete visitare quest'altro, volete vedere il mare, andate a Roca. Cioè è questo che dobbiamo fare, dobbiamo cercare anche una rete interna, ma chiaramente con l'aiuto anche delle istituzioni, proprio per realizzare ancora di più, no? le comunicazioni turistiche vengono in visita al Salento. Abbiamo visto che il Salento è stato preso, no, d'assalto quest'anno, perché si è ancora una volta ha dimostrato la sua bellezza, ma non soltanto paesaggistica, del patrimonio, del mare, non dimentichiamo anche questo. Invece volevo rispondere, poi se c'è anche proprio 2 minuti, volevo rispondere all'assessore Costantini, che mi parlava dei numeri, degli arrivi. Con questa rispondo anche all'assessora Cicirillo, che mi parlava, stiamo lavorando sui numeri. Beh, noi i numeri già ce li abbiamo su Rudie. Vorrei solamente velocemente dire, in totale quest'anno a Rudie, tra tutte le attività,
sono venute 3.500 persone. Non sono moltissime, però, e questo è soltanto 4 mesi, da giugno a settembre, al 21 settembre. Già il 23, già oggi pomeriggio, ci sarà la presentazione del libro di Gardini, un grecista che insegna a Oxford, praticamente il professore di letteratura comparata. Ci sarà il professor D'Andrea che comunicherà con l'autore, ci sarà anche l'assessore Cicirillo, tra l'altro, che sarà presente. Beh, già oggi ci saranno 50 persone in più che hanno già prenotato. È stato un sold out, mi ha chiamato Pierpaolo Lale, ci ha detto Rudie, l'evento di Rudie il 23 è sold out a 3 giorni prima dell'inizio, e anche altri sono sold out. Quindi che vuol dire? Che la gente è interessata sia a venire a vedere il parco, ma anche a viverlo. Questa è la cosa importante, vivere il parco, vivere il patrimonio. Questo dobbiamo fare, non dobbiamo solamente venire a vedere la visita guidata del dottor Panarelli e corridori, non è sufficiente questo, bisogna vivere. Quindi anche l'aspetto di quest'anno del picnic è stato quello, cioè di vivere quel luogo, degustando, ascoltando una musica, leggendo qualcosa, i reading letterari che ci sono stati. Vorrei fare giusto un inciso sui numeri, 3.500 riguardano 1.000 persone per gli spettacoli teatrali che abbiamo fatto con Astragali e con gli altri, anche con gli altri performance teatrali che ci sono state al parco. I picnic, solo dei picnic, circa 700 persone, le visite guidate, che ne abbiamo fatte 40, circa 1.600 persone, e in questo sono anche inseriti i bambini più piccoli che non pagando il biglietto non sono stati conteggiati, ma che abbiamo più o meno un numero, diciamo, forfettario, quindi 1.600 persone, più... Ieri e avanti ieri, il 21 e il 22, sono venuti 200 studenti dell'Olivetti che hanno fatto la prima visita guidata, e da qui si innescherà chiaramente a cascata tutta una serie di visite guidate che stiamo realizzando adesso per gli istituti scolastici. Non dimentichiamo che ci sono questa settimana conversazioni sul futuro con 4 appuntamenti, LGEP, le giornate europee del patrimonio. Ci sarà Archeo Live, grazie anche al Polo Bibliomuseale, che ci hanno dato un aiuto importante. Faremo 2 ciclopasseggiate ad ottobre, più altri eventi, cui collegheremo il Museo Castromediano con Rudie, quindi i materiali, la collezione provenienti da Rudie, scavati da Sigismondo Castromediano, con Rudie, passando da Villa Mellone, questa bellissima villa della provincia che si trova sulla via Vecchia Copertino, in cui racconteremo anche la vita del Settecento all'interno della Valle della Cupa attraverso questo meraviglioso monumento. E poi ad ottobre ci sarà Famiglia al Museo, il FAMU. Tra l'altro, questa rete, che prima dicevo, con altre realtà del Salento, ma c'è anche una rete interna alla città. Infatti noi con le ragazze di 34esimo Fuso, che gestiscono anche il Castello Carlo V, bene, abbiamo già iniziato un'idea di partenariato e lavoreremo insieme proprio per unire la città col territorio, anche grazie ai servizi legati al patrimonio culturale. Nella giornata del FAMU faremo una giornata che sarebbe soltanto dedicata ai bambini e ai ragazzi, dai più piccoli fino ai 14 anni, faremo una caccia al tesoro, l'acchiatura appunto. Quindi andremo anche a raccontare la toponomastica, i nomi propri di Rudie, che sono presenti a Rudie, ai ragazzi, facendoli divertire. E le ragazze sono esperte in questo, nella didattica, quindi abbiamo voluto unire le nostre forze, e questo sarà soltanto il primo di una serie di eventi che speriamo di realizzare per la città, ecco, non per Rudie, per la città. Ho finito il mio intervento, se ci sono domande posso anche rispondere poi la volta successiva. Grazie. Dottor Panarelli, che ogni volta riesce ad aggiungere delle nuove informazioni sempre più interessanti, cosa che sembrerebbe impossibile dopo la prima commissione, ma invece abbiamo scoperto essere possibile. A questo punto, se ci sono appunto delle domande brevi da parte dei commissari, possiamo raccoglierle oggi per poi proseguire nella commissione successiva, nella prima commissione utile. Sì. Io ti chiedo scusa, ma chiedo scusa a tutti, ma devo chiudere. Ovviamente mi aggiornerai su tutto quello che vi direte e poi su qual è il programma successivo. Va bene, va bene. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Grazie, buongiorno. Allora, noi ci sono... intervenire la prossima commissione, Presidente. Va bene,
Va bene, allora facciamo così, chiudiamo la commissione. Mi scuso con la Presidente Povero perché insomma dovrà iniziare alle 11:30 e sono le 11:10 e quindi a questo punto proseguiremo direttamente nella prossima commissione. Sono le 11. Sì. Se per la prossima iniziamo, magari metta all'ordine del giorno la costituzione del gruppo di lavoro. Certo, ci sentiamo nel frattempo così ci organizziamo meglio. Sono per la precisione le 11:07, chiudiamo la commissione ringraziando tutti i presenti e in particolare il dottor Panarelli e l'assessore Cicillo Pianarelli. E anche il dottor, scusate, Corritore, che è sempre presente con noi, in attività peraltro, devo dire, quindi non sta con le mani in mano, prima era al lavoro. Sì, è su un cantiere di archeologia preventiva. E ora si sta spostando e lo ringraziamo per la pazienza, perché poi lui è sempre in ascolto paziente. Sì, grazie. Cioè, Dario è veramente è multitasking, davvero. Magari la prossima volta si troverà proprio nella zona di Rudy e magari potrà farci vedere anche qualcosa direttamente delle immagini. D'accordo. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Buongiorno a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Buona giornata. Buongiorno a tutti. Arrivederci.